La gioia di essere in armonia con il nostro cavallo è lo slogan del centro ippico Il Duende, dove il benessere dell'animale è al primo posto. Il Duende prende il nome dal cavallo del cuore di Elena Formantici, titolare del centro. Polo affiliato FISE, nato nel 2011, con un progetto di formazione continua del cavallo e del cavaliere e con un'attenzione particolare al dressage e alla riabilitazione comportamentale dei cavalli difficili. Dedizione, professionalità e comunicazione sono le parole fondamentali per chi si occupa di relazioni tra esseri umani e cavalli. Di questo oggi ci parlerà Elena Formantici, una mental coach esperta in coaching sportivo, cavaliere e istruttore di equitazione presso il centro ippico Il Duende, situato vicino ad Alessandria, che ha fatto di questo pensiero la sua missione. Un centro che offre numerose attività, spaziando dalla preparazione e dal supporto didattico, volto sia ai principianti che ad atleti agonisti, all'organizzazione di stage formativi con professionisti del settore, ponendo come priorità la salute psicofisica dei nostri preziosi amici cavalli. Buongiorno Elena, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi. Elena, che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo un esempio di una lezione di dressage di medio livello, medio-alto livello. E vedremo in particolare degli esercizi preparatori a un esercizio che si chiama appoggiata, che è, diciamo, uno degli esercizi di discrimine nel passaggio dal livello elementare al livello medio-alto. In particolare vedete questo, che è uno strumento che noi utilizziamo moltissimo nel dressage, è una radio con cui comunichiamo direttamente in cuffia con l'allievo per avere la possibilità di dare delle indicazioni molto più precise, molto più chirurgiche, che sono proprio quelle che sono necessarie in questa disciplina, che è fatta veramente di dettagli. Se dovessimo definire che cos'è il dressage? Allora, di fatto, oggi è una disciplina olimpica, ma la sua origine non è già con finalità agonistiche. Di fatto il dressage nasce con l'esigenza di dare un po' sistemazione a un corpus di pratiche addestrative che hanno addirittura origine da antichissime, nell'addestramento del cavallo da guerra addirittura, perché la finalità di questo corpus di pratiche addestrative era quello di avere un cavallo collaborativo, maneggevole, elastico, che potesse essere mosso, cioè all'interno di spazi molto ristretti. Oggi è semplicemente una disciplina olimpica, ma io dico sempre è qualcosa di più, secondo me, se fatto correttamente, perché è una sorta di continua ginnastica posturale che io faccio fare al cavallo, se lo faccio bene ovviamente, che gli consente di mantenersi più sano più a lungo nel tempo rispetto all'esigenza che ha di portare sulla schiena un peso. Cavalli da dressage ben lavorati hanno delle vite agonistiche lunghissime, ma proprio grazie a questo. È un lavoro più muscolare? Sì, assolutamente, è tutto un lavoro muscolare. Fanno fatica? Beh, ovviamente ci sono degli esercizi in cui il cavallo, soprattutto quando inizia a impararli e crea la muscolatura adeguata per farli, certo che comporta una fatica. L'obiettivo finale sarebbe quello di adeguare il training, questa ginnastica posturale, in modo tale che il cavallo arrivi a fare gli esercizi più faticosi quando è sostanzialmente già quasi pronto a farli, quindi che la fatica venga minimizzata. Perché? Perché il cavallo, non avendo una motivazione chiara, lui non sa che deve far fatica per vincere una medaglia, questo lo sa un atleta umano, lui no. Quindi è molto importante calibrare bene i carichi, perché se io porto un cavallo a fare troppa fatica, a un certo punto mi dirà di no. Certo. Perché non capisce perché deve fare tutta quella fatica. E lì si generano tutti quei contrasti che poi a volte, se non li comprendo e non mi fermo e non faccio un passo indietro, portano poi a cavalli problematici, a cavalli che poi magari non posso neanche più montare. Elena,
Elena, ci siamo spostati, siamo nel tondino e hai a mano un bellissimo cavallo che mi è un po' familiare, essendo un puro sangue, un ex galoppatore. Allora, sì, questo cavallo sostanzialmente aveva l'obiettivo di essere reso più maneggevole dal suo proprietario, che deve fare semplicemente dell'equitazione di campagna. L'ha preso molto giovane. Il cavallo aveva come caratteristica da migliorare una tendenza all'iperattività, scarsa gestione del proprio corpo, quindi scarsa percezione anche del proprio corpo, tendenza a distrarsi tantissimo, a spaventarsi molto delle novità, e quindi, avendo anche una fisicità molto esuberante, poteva diventare a tratti anche pericoloso suo malgrado. Vado dritta al punto sulla tecnica che noi utilizziamo di preferenza tra le tante che ci sono nell'ambito, diciamo, dell'horsemanship che tutti conoscono, che è quella della razionalizzazione, cioè una serie di pratiche e di strategie che si mettono in atto per abituare il cavallo a passare sempre più velocemente dalla sua parte cerebrale irrazionale istintiva, che è quella che poi genera tutti i problemi, no, nella gestione che abbiamo col cavallo, alla sua parte razionale. Quindi sostanzialmente gli si insegna a rallentare i pensieri in qualche modo e a ragionare su quello che sta succedendo. Ma come si fa? Praticamente voi vedete qua degli strumenti, è un esempio che facciamo oggi, degli strumenti che sono quelli che normalmente si utilizzano nella desensibilizzazione, che sono oggetti strani che vengono proposti al cavallo, lasciandogli lo spazio inizialmente anche di spaventarsi all'interno di un contesto gestito. Il processo di razionalizzazione lo invita a affrontare il problema nella lentezza più assoluta e a scomporre il movimento tantissimo. Quando il cavallo ha paura, di solito non guarda. Quando cominciano a guardare quello che fa paura, è un ottimo segno, bisogna lasciargli tutto il tempo di guardare e di pensare. Nel fare tutto questo, io invito sempre il cavallo a ragionare su quello che gli succede intorno. Io non devo mai portare il cavallo in una zona di panico, ma ripropongo fino a quando non avrò un segnale di maggiore accettazione in quella situazione, allora andrò ad aumentare lo stimolo, tipo toccandolo. Devo saper non interrompere completamente la richiesta, ma dosarla in funzione della reazione e lasciare sempre al cavallo l'idea di avere una via di fuga controllata. In questo modo stimolo la sua parte razionale e disincentivo la sua parte irrazionale, e lui nella lentezza pensa.